Buondì ragazzi, oggi ho deciso di iniziare una nuova serie e far vedere quello che ho sempre amato costruire e quello che ho costruito e quello che costruirò. Quindi, voglio iniziare questa nuova serie con una cosa che ho costruito per la prima volta inizio medie. Oggi costruiremo il cannone sparapatate. Come lo faccio io? È una cosa che costa poco, è divertente ed è pericolosa. Le cose che piacciono a me. La prima cosa da fare è dovete prendere dei tubi in PVC. Quindi opterei per avere una grossa camera, una grossa esplosione e una velocità di tiro. Ho deciso di prendere un tubo di 50 mm di diametro. La canna sua è di un diametro di 140. Ora andiamo a prendere le riduzioni. Ho speso comunque 20 euro per un cannone. Andiamo a costruirlo. Vai! Un piccolo accenno storico. Io da piccolino ne avevo già fatti, quindi questo qua è stato il mio primo esperimento. Era lungo 4 metri perché avevo deciso di fare le cose in grande. Il secondo esperimento è stato quest'altro. Questo qua era la canna. E avevo già deciso di conquistare la terra. Ovviamente mi è scoppiato. Questo qua è stato l'ultimo che ho fatto. Ovviamente esagero e mi è scoppiato il tappo. Ok, mi sembra doveroso spiegarvi come funziona il cannone sparapatate. È composto da tre parti fondamentali: la canna, la camera di combustione e il tappo. Verrà inserita una patata che si fermerà in questo punto e quindi terrà chiusa questa camera qua, dove uno sviterà il tappo, ci metterà uno spray infiammabile, quindi io di solito uso l'insetticida perché è quello che costa meno. Chiudi il tappo e da questo foro con un accendino gli fai partire una scintilla che crea la combustione e spara la patata. Semplicissimo. Quindi adesso ho deciso di costruirlo insieme a voi. Venite. Una delle prime cose che farei è tagliare il tubo. Così secondo me va più che bene. Ah ragazzi, safety first. Ok, non giocate alla PlayStation tutto il giorno. Uscite e fate cose. Fate cose. Ok, è molto pericoloso fermare la lama con un coltello. Vi prego mamme, non scrivetemi dicendomi mio figlio si è lamentato perché ha visto i tuoi video. Quindi, peccato. Oh mio Dio. Ottimo. Ora torniamo a bloccarlo con un pennello. Ora proviamo ad assemblarlo per vedere come sarebbe. Arrivati a questo punto dobbiamo siliconare le giunture per non far uscire l'aria, perché perdita di aria, perdita di potenza. Siliconiamole e subito dopo le foriamo per metterci una vite. Io utilizzo questa colla qua, che è apposta per il PVC. Poi ovviamente potete usare anche un silicone. Ora metteteci le vitine carine carine, le autofilettanti. Ok signori, il cannone c'è, aspetto un secondo che si asciughi il silicone. Se avete la possibilità ragazzi, indurite il tappo, sennò rischia di scoppiare. Io ci metto una piastra di rame. Fermo, Jerry, fermi. Dai! Attimo, vai via! Dai! No, fermi! Ok, adesso verniciamo! Ok,
Ora vi dovrete procurare un accendino da forno, tutto questo qua. E quindi si fora la camera e poi pronto. Ora io consiglierei di farci un giro di con la calda, se non ce l'avete entra. Jack it up. Signori, ci vediamo di giorno per testarlo e ciao a tutti, seguitemi. Ciao.